Salve ragazzi, sono qui per una nuova rubrica che vorrei cominciare sul canale. Ho pensato di chiamarla senza troppa fantasia, Le pillole di Scicco. Ma che schifo, no, ma cos'è quella roba? No, no, non voglio saperlo. Ecco, è arrivato il fenomeno. E l'idea sarebbe quella di qualche dose omeopatica di cultura da sviscerare rapidamente, senza tralasciarne però il contenuto profondo. Penso che la storia della poesia italiana sia una storia immensa, è quasi inarrivabile per ogni altra lingua conosciuta. E nella mia opinione ci sono due nomi che si staccano elevatissimi rispetto alle vette già altissime di tutti gli altri, ovvero Montale e Leopardi. Un discorso a parte meriterebbe Dante, però secondo me, e qui rischio la gogna, ma chi se ne, secondo me Dante è un grande divulgatore, mentre la sua poesia, insomma, mi lascia qualche perplessità. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quell'urido stronzo comunista Checca Campinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Grazie, sapevo di rischiare grosso, grazie. Ma perché non è una poesia fatta per le emozioni, è anch'essa una poesia per comunicare. Però di questa cosa parleremo in un altro video. La poesia è a se stesso, di Giacomo Leopardi. Or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo, che eterno io mi credei, perì. Ben sento in noi di cari inganni, nonché la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti. Non val cosa nessuno i tuoi moti, né di sospiri è degna la terra. Amaro e noia, la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo. Tacchèta ormai, dispera l'ultima volta. A gener nostro il fato non donò che il morire. Ormai disprezza te, la natura, il brutto poter che ascoso a comun danno impera e l'infinita vanità del tutto. Questa poesia si inserisce nell'infinito discorso, nella dialettica tra Eros e Thanatos, che sempre ha legato i poeti di tutti i tempi. E è scritta in forma di epitaffio, perché celebra la morte, perché la morte dell'amore, la fine dell'amore, la sua illusione, va di pari passo con la morte fisica di un corpo che non prova più emozione. È uno scritto veloce, di frasi spezzate, che sembra nascondere nell'impazienza e nella rottura un'ansia dolorosa che porterà a una morte tragica. Non è il classico idillio leopardiano, bensì è un canto disperato in cui l'esistenza umana viene ridotta e rivelata come una beffa estrema. Non è un canto eroico e alto, ma è semplicemente la lotta violenta di un uomo che a pugni chiusi arriva a cadere al suolo e a vedere in faccia la morte che arriva e che si dispera sul momento tragico di soccombere.